Questa sarà pesante. In questo video ti parlo di rapporto tra studenti di infermieristica, infermieri e OSS. Ma non lo faccio da solo, questa è una collaborazione, ho chiesto una mano a Doraz. Ciao ragazzi, sono Doraz, che è uno studente OSS e ha un suo canale YouTube. Ti ringrazio per questa possibilità di espressione. C'è bisogno di questo confronto, soprattutto sul luogo di lavoro, non solo qui su YouTube. Ciao, io sono Ciuff, su questo canale pubblico trucchi e consigli per goderti il tirocinio e la vita universitaria. Trovo che ci sia una confusione enorme su quale sia il ruolo tra infermiere, OSS e medico. Mi è capitato un po' di tempo fa di dover spiegare a dei testimoni di Geova, che suonavano alla mia porta, che cosa vuol dire fare l'infermiere. Sì, avevano notato la coroncina di alloro che mia madre aveva appeso al cancello perché mi ero appena laureato. Che imbarazzo. Comunque, io ho provato a spiegarglielo, però mi hanno guardato un po' così e poi mi hanno detto: ah, quindi farai l'assistente del medico? E io mi sono arreso perché non volevo che la conversazione continuasse, quindi ho detto sì. Una cosa del genere, però non è veramente così. Molte cose sono simili a quelle che ha raccontato Ciuffo. Sì, ci sono queste differenze tra OSS e infermieri. Alcune volte ci si sparla da dietro, questo ho visto che molto spesso accade. Posso dire che in tutti i luoghi di lavoro ci sono queste differenze, questi screzi tra colleghi. Fortunatamente non nel mio reparto. Nel mio reparto è veramente un reparto tranquillo. Infermieri e OSS sono molto giovani. Siamo tutti ragazzi compresi tra i 26 e i 29 anni, massimo 30. Gli infermieri sono bravissimi, gli OSS sono veramente bravi. Mi hanno spiegato molte cose, ho iniziato a fare un po' di pratica, quindi ad applicare quella che è stata la teoria studiata in questo periodo. Piccolo problema della struttura, per aprire porte, stanze, per usare gli ascensori di servizio ci vogliono delle chiavi speciali, per entrare negli spogliatoi ci vuole il badge e a noi non è consentito averlo, quindi abbiamo un po' di questi disagi, nel senso che se in spogliatoio non troviamo nessuno che ci apra la porta, siamo costretti ad aspettare, riusciamo comunque a fare quello che dobbiamo fare, a parte qualche piccolo ritardino ovviamente, ma loro lo sanno, quindi non ci dicono assolutamente nulla. Siccome molte persone sono convinte che l'infermiere non sia altro che un medico di seconda categoria, una specie di dottore, ma un po' sfigatello, ecco, ho elaborato una metafora che dovrebbe aiutare le persone che sono esterne al mondo sanitario, per fortuna loro, a comprendere meglio quali sono i diversi ruoli all'interno di questo mondo. Quindi, immagina un campo di fiori. Ogni fiore è un paziente. Il medico è la farfalla che passa di fiore in fiore. La farfalla è esperta di impollinazione, ha studiato per anni per arrivare al livello di conoscenze che ha raggiunto e queste conoscenze si sono consolidate nella pratica. Nella metafora del prato, l'infermiere è il giardiniere, quindi si occupa singolarmente dei fiori, decide l'allocazione, si rende conto se stanno crescendo bene o se hanno qualche problema e se è così prepara un piano che poi attua per risolvere questo problema. Per esempio può decidere di spostare il fiore in una zona con più sole oppure fornire nutrienti specifici. La metafora del prato non è perfetta, però seguimi ancora. Molto spesso, quando i fiori sono tanti e il tempo è poco, l'infermiere si occupa soprattutto di decidere per ogni fiore quali azioni adottare per garantire adesso il miglior percorso botanico. Qui entra in scena l'OSS. L'OSS è colui che semina, scava per trapiantare nuovi fiori e di fatto passa molto tempo tra i fiori, tanto che molto spesso è l'OSS a rendersi conto se c'è qualcosa che non va in uno specifico fiore, per poi riferirlo all'infermiere.
Per quanto riguarda il rapporto con i colleghi, va tutto alla grande. In alcuni reparti dove sono situati i miei colleghi ci sono stati degli episodi in cui magari il caposala o la caposala aveva questi atteggiamenti di supremazia, questi atteggiamenti di voler controllare il tirocinante OS, ma anche gli infermieri sotto di lei. E io penso che questa è una cosa che non debba succedere, in quanto in equipe si collabora tutti insieme. Il secondo anno ho avuto tirocinio anche in una medicina. Quando ci penso, quando lo racconto, guardi, mi sembra di essere un nonno che racconta della guerra nel Vietnam. In realtà le emozioni che ho provato durante quel tirocinio sono dovute al fatto che per me è stato un po' come un bagno in acque gelide. Un impatto strong del mondo sanitario. Sono sicuro che se lo affrontassi adesso, dopo tutte queste esperienze accumulate, sarebbe un lavoro come un altro. Ah, e con questo non voglio dire che sia stata una brutta esperienza. In quel tirocinio, fra l'altro, sono stato seguito davvero da un'ottima tutor di cui conservo un caro ricordo. Alla fine del tirocinio ho scritto una lettera in cui ringrazio la tutor, ma in realtà anche tutto lo staff infermieristico, gli OS, tutto lo staff medico, che mi ha trattato con grande gentilezza e con grande pazienza. Ecco, ti consiglio di fare lo stesso. Se hai una buona esperienza di tirocinio, lascia sempre un messaggino, una letterina, un qualcosa di carino con cui si possano ricordare di te e che anche sottolinei il fatto che in quel reparto quelle persone ti hanno trattato come si deve. Se ti sta piacendo questo video, fammelo sapere con un pollicione in su, e se non l'hai già fatto, clicca sul pulsantone rosso iscriviti e anche sulla campanella per non rischiare di perderti il prossimo video. E puoi iscrivermi su Instagram e su Facebook e su Twitter e anche via mail, sì. Trovi il link in descrizione. Comunque, in questo tirocinio per una settimana ho affiancato il team degli OS perché era un periodo di inaspettata e grave carenza di personale, che ovviamente mi è stata presentata dall'università come sii grato perché questa è una grande esperienza per la tua formazione. Per una settimana ho affiancato il team degli OS perché c'era una carenza di personale. Ad un certo punto della settimana si sono aggiunti anche degli studenti OS. Noi ovviamente non ci azzardiamo mai a sostituirci all'infermiere, e l'infermiere ovviamente raramente si sostituisce a noi, perché comunque abbiamo delle mansioni assolutamente diverse, abbiamo dei compiti totalmente diversi. L'unica cosa in cui collaboriamo è l'assistenza per quanto riguarda magari la movimentazione del paziente oppure le medicazioni di base. Ovviamente c'è una situazione comunque anche negli ospedali italiani dove c'è carenza di personale, e quindi bisogna aiutarsi gli uni con gli altri, non c'è altra soluzione, voglio dire. Penso che un ambiente soprattutto ospedaliero, dove ci sono comunque persone malate che soffrono e che hanno bisogno, bisognerebbe pensare meno a queste questioni, diciamo, futili, piuttosto dare più attenzione al paziente. Non è facile sopportare la sofferenza delle persone, questo è vero, però io penso che ci si possa abituare tranquillamente. Alla fine noi siamo lì per fare del bene, siamo lì per aiutare, e anche soltanto il parlare, quindi il dialogo, la socializzazione con il parente o con il paziente è già una parte della cura. Mi ricordo in particolare soprattutto di una studentessa OS che mi ha subito antagonizzato, in maniera scherzosa in realtà, però antagonizzato. Cioè, intendo una roba così. Ogni cosa che tiravo fuori, lei ne aveva una più grossa. Per esempio, se io dicevo organizzo un campeggio per ragazzi, quest'anno saranno 26 ragazzi, 10 animatori, 6 cuochi e lo faccio gratis, lei mi diceva io organizzo un campeggio per 40 ragazzi e mi pagano. Ok, ok.
se io dicevo ho due galline, lei mi diceva ah, io ho 10 cani e via dicendo. Questi sono esempi che mi sono venuti così. Comunque il succo è questo: ogni volta che cercavo di fare conversazione con lei, di essere amichevole, non so, di tirar fuori un argomento, lei me lo ritorceva contro per in qualche modo dimostrare che aveva più di me, sapeva più di me, era meglio di me. E questo atteggiamento mi sembra tipico, proprio da manuale, di chi sotto sotto si sente un po' inferiore e vuole quindi compensare a questo senso di inferiorità innalzandosi e abbassando gli altri. Io ho grande speranza nelle nuove generazioni che si portino via quella terribile faida che esiste fra le varie professioni, infermiere, medico, os. Io sono laureato, quindi sono più figo. No, io lavoro da 40 anni, so fare il lavoro meglio di te. Ecco, tutte queste cose ce le lasciamo alle spalle con il ricambio generazionale, finalmente. Quindi voglio sperare che questo sia un caso isolato. Ho avuto veramente a che fare con tanti medici, os, fisioterapisti, qualsiasi professionista sanitario, totalmente privi di preconcetti, e umili e abili nel loro lavoro, oltre che gentili. Se c'è un gruppo che può lasciarsi alle spalle questa inutile, pesante, controproducente scala gerarchica, siamo noi, le nuove generazioni. Quindi la morale della storia che ho raccontato di questa studentessa OS che cercava in tutto e per tutto di mettersi sopra di me perché secondo me aveva complessi di inferiorità, ecco, questi complessi secondo me sono ereditati da questa scala gerarchica che poi in realtà non ha veramente senso di sussistere, perché siamo tutti professionisti diversi con competenze diverse ma che si incastrano a puzzle. E poi non ci credo che gestiva un campeggio con 40 bambini, no, no, no. E non aveva neanche un capello bianco. Guarda, guarda quanti capelli, forse non si vede con la telecamera, ma ho i capelli bianchi.